Care ragazze e cari ragazzi, state per fare una bellissima esperienza, molto più importante di quello che può apparire a prima vista. Vi apprestate a trascorrere una giornata come europarlamentari nel Parlamento a Strasburgo, nel Parlamento europeo, e questa è un'esperienza che vi lascerà tanto, è un'esperienza su cui è bene puntare e che è bene sottolineare, per cui i miei complimenti per essere stati scelti e i miei migliori auguri perché possiate davvero viverla appieno. Perché è così importante la vostra partecipazione in questo momento? Perché siamo alla vigilia delle elezioni del Parlamento europeo, in un momento difficilissimo in tutta l'Unione, perché l'Europa è nata come sogno, l'Europa è nata come risposta agli orrori del secolo scorso, alle guerre, a milioni di morti che ci sono stati per difendere a volte un confine, per un metro di distanza di spostamento della linea di confine. L'Olocausto, la Shoah e tutto quello, gli orrori che hanno provocato morte e distruzione. Allora l'Europa delle origini, l'Europa di Altiero Spinelli, l'Europa di Ernesto Rossi, questo sogno di libertà, di pace, di sviluppo comune è in pericolo perché in questi anni stanno nascendo e si stanno alimentando movimenti nazionalisti, movimenti populisti, movimenti che mettono in discussione il futuro stesso dell'Unione Europea. E allora ecco che la vostra partecipazione, il capire come funzionano gli organi, le istituzioni democratiche anche a livello comunitario è importantissimo perché voi siete i cittadini di oggi, ma siete il presente e sarete ancora di più il futuro, quindi sarà a voi che toccherà difendere la democrazia, sarà a voi che toccherà difendere le istituzioni democratiche del nostro paese e anche dell'Europa. Quindi vivetela questa esperienza, vivetela a pieno e riportate poi nella vostra scuola, nel vostro ambiente, nelle vostre famiglie quello che avete imparato. E noi ci vogliamo essere, noi come Regione Toscana vi vogliamo idealmente accompagnare e vogliamo trascorrere diciamo, questo bel viaggio insieme a voi, insieme ai vostri insegnanti e essere anche un po' testimoni del vostro percorso di crescita perché ci teniamo. Quindi questa esperienza è importante, ma poi pensate anche a esperienze come l'Erasmus, perché quando si pensa all'Europa spesso si parla solo di finanza, si parla di limiti all'esportazione, alla produzione, ma l'Europa che ci piace è un'altra, è l'Europa della solidarietà, è l'Europa dell'istruzione, è l'Europa dell'opportunità, è l'Europa dello scambio fra paesi diversi. E allora il confine, invece di essere un limite invalicabile o un elemento di divisione e spesso di guerra, deve essere una soglia da poter oltrepassare in una direzione e nella direzione opposta, perché io vi auguro ragazzi di avere la voglia e l'opportunità di andare a formarvi all'estero, a fare tutte le vostre esperienze, ma noi dobbiamo garantirvi anche la possibilità poi di ritornare nel vostro paese e di poter avere qui la vostra realizzazione e poter esaudire tutti i vostri sogni e i vostri progetti di vita e di lavoro. Quindi buona esperienza e buona Europa a voi e a tutti noi.